Grazie mille per la possibilità di parlare, grazie in bocca al lupo alla nuova Presidente. E io oggi sono qui perché vorrei parlarvi dell'enorme elefante nella stanza di cui non parliamo quasi mai, e cioè degli accordi con la Libia che sono stati siglati dal governo Gentiloni nel 2017 e che poi si sono automaticamente rinnovati il 2 febbraio di quest'anno. In entrambi i casi noi eravamo al governo, e in entrambi i casi il nostro partito appunto era il governo. Quello che sta succedendo in Libia, quello che accade in Libia dal 2017, è una sistematica e devastante violazione dei diritti umani. Le persone vengono detenute in campi che sono stati definiti di concentramento dalle Nazioni Unite, dall'UNHCR, OIM, Amnesty International, Save the Children, e Croce Rossa Internazionale, solo per citarne alcune. All'interno di quei campi le persone vengono torturate, le donne stuprate, gli uomini picchiati, mutilati. I bambini a volte muoiono, anche le donne, anche gli uomini. Quando vedete quelle barche con tutte quelle donne incinte, sono perché sono state stuprate per mesi, probabilmente in qualche campo. Ci sono vari campi in Libia, quelli legali e quelli illegali. Ma in entrambi possiamo vedere, e sempre non lo dice la Pini, di cui non vi dovete mai fidare, lo dice l'ONU, che sono gestiti e spesso conniventi con la cosiddetta Guardia Costiera Libica. Guardia Costiera Libica che non esiste, e non lo dico io, lo dice Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite. Sempre il segretario generale delle Nazioni Unite chiede all'Italia di non rinnovare quegli accordi il 20 gennaio, e l'Italia li rinnova il 2 febbraio. Io sono parlamentare della Repubblica da due legislature. In entrambi le legislature ero presente quando sono stati rinnovati gli accordi. Non ho mai visto quegli accordi se non sui giornali e su internet una volta pubblicati, perché quegli accordi non passano dal Parlamento. Quindi questo è il modo che ho io, e non solo io perché hanno firmato in molti, di chiedere al mio partito, che esprime, ha espresso una volta e esprime anche adesso importanti e autorevoli membri del governo, di prendere una posizione chiara, ma non tra un po'. Adesso, perché è notizia di oggi, mentre stiamo parlando, che 600 persone, immaginatevi tutta questa sala vuota, sono sparite da un centro di detenzione illegale gestito dal Ministero dell'Interno libico. È notizia dell'altra settimana che ci sono appunto anche lì numerosi morti e persone che sono sparite. Ecco, questa cosa non può più essere rimandata. Questo elefante, ormai adesso lo vediamo. Lo vediamo anche grazie al fatto che noi abbiamo fatto quegli accordi e che ONU, UNHCR, Croce Rossa Internazionale sono andati lì, ma l'elefante è lì. E noi non possiamo rinviare tutto questo. Avvenire pubblica da mesi le foto di quello che accade. Lo potete vedere qua. Questa per esempio è una donna eritrea che è stata appesa testa in giù e massacrata di botte con una mazza di metallo. Nel campo che è allestito e in cui il capo è Bija, così, che è detto Bija, che è uno dei capi della cosiddetta Guardia Costiera. Stiamo parlando di questa cosa qua. È vero, ci vuole discontinuità, segretario, io sono assolutamente d'accordo con te. Mentre stiamo parlando, in questo momento, ci sono 272 persone a bordo dell'Ocean Viking che da 48 ore chiedono all'Italia un porto sicuro e a cui l'Italia non ha ancora risposto. È vero, dobbiamo superare i decreti di sicurezza, iniziamo a farlo subito. Invece che far aspettare la gente in mare e poi una volta trovato l'accordo con l'Europa farli sbarcare, prima facciamoli sbarcare e poi dopo gli troviamo un posto sicuro dove essere ridistribuiti. Iniziamo noi. Io capisco che questo sia una cosa complicata, che ci siano molte cose da tenere in conto, ma se non lo facciamo noi, e io in quelle piazze che ho ascoltato con attenzione dell'Emilia Romagna, dove c'erano le sardine, sono andata e ho ascoltato con attenzione e con rispetto quello che chiedevano. Le cose che chiedevano erano molto chiare. Per andare e essere anche rappresentativi di quel mondo, o anche solo andare e ad ascoltare quel mondo, è necessario per noi essere coerenti, essere credibili. Noi non possiamo più aspettare. È arrivato il tempo. È arrivato il tempo di stracciare quegli accordi. L'ordine del giorno chiede delle cose molto semplici, l'elenco e poi mi taccio. Chiede che sia approvata prima della pausa estiva del Parlamento, ovviamente, la proposta di legge a prima firma Delrio, quindi il nostro capogruppo,
Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sui naufragi e sulle perdite di vite umane dei migranti nel Mar Mediterraneo. Chiede che ci si impegni per una revisione radicale e complessiva del memorandum Italia-Libica, quella che purtroppo è uscita sui giornali in questo momento ci sembra un pochino non sufficiente, e chiede di interrompere, come chiesto il 13 febbraio con una lettera ufficiale mandata dal Consiglio d'Europa al nostro ministro Luigi Di Maio, io ho copiato e incollato la lettera, di interrompere ogni collaborazione con la cosiddetta Guardia Costiera Libica. E chiede di impegnarsi in tutte le sedi istituzionali e politiche per attuare nel più breve tempo possibile, insieme all'Unione Europea e alle Nazioni Unite, un'evacuazione urgente e completa dei campi. Questo è quello che vorrei uscisse da questa sala, questo è quello che vorrei facesse il Partito Democratico nelle prossime settimane. Se volete, sono a disposizione per farvi sottoscrivere il documento. Grazie.